Guarda dei pompieri che arriva in Via D'Amelio, ha testimoniato, ha detto che è arrivato in Via D'Amelio, come devono fare, è prassi che facciano la prima squadra dei pompieri che arriva, ha cercato se dentro le macchine ci fossero dei feriti. C'era un inferno in Via D'Amelio. E allora la prima cosa che ha fatto è di guardare dentro le macchine per vedere se ci fossero dei feriti. E ha detto che non è riuscito a vedere nulla perché i vetri delle macchine erano completamente sporchi di fumo, neri di fumo, quindi non si riusciva a vedere neanche che cosa c'era dentro. Questa è la prima testimonianza. Poi arriva un certo signor Ayala, il quale dice che ha guardato dentro la macchina di Paolo, ha visto la borsa e di conseguenza ha fatto forzare la portiera posteriore della macchina, ne ha preso la borsa, poi una volta dice che l'ha aperta insieme con Arcangioli, una volta invece dice che non l'ha aperta nessuno e così via. Cioè questo in altre testimonianze, in maniera difforme da altre testimonianze che aveva fatto in altre occasioni. E io cosa mi immagino? Io sono ingegnere, ripeto, non sono né avvocato, mi immagino che a fronte di due testimonianze così difformi l'uno dall'altro, uno che dice che dentro la macchina non si vede niente, l'altro che dice vede la borsa, a parte il fatto che un ex pubblico ministero, perché Ayala non era più magistrato in quel momento, era già stato eletto nelle liste del Partito Repubblicano, credo, e quindi non era più magistrato, però avrebbe dovuto sapere che la scena del delitto non si altera, che soltanto il magistrato di turno può dare disposizioni per poter anche spostare semplicemente i cadaveri e lui prende la borsa di quello che sostiene essere il suo migliore amico e poi dice non si ricorda se l'ha data a un uomo in divisa o a un uomo non in divisa, cioè delle cose veramente allucinanti. E a fronte di questo io che cosa mi aspetto? Mi aspetto delle contestazioni da parte dei pubblici ministeri, mi aspetto che tutte queste persone che danno delle testimonianze così diverse vengono messe a confronto tra di loro e che si cerchi di arrivare alla verità. No, a Caltanissetta non si cerca di arrivare alla verità. Io ricordo ancora la prima volta che andai a Caltanissetta, venni chiamato subito dopo, qualche tempo dopo la strage, venni chiamato per andare a testimoniare e arrivato a Caltanissetta non conoscevo, non c'ero mai stato, almeno se non da bambino, non conoscevo la strada e chiesi a due persone che erano fuori un bar, gli chiesi dov'è il palazzo di giustizia. La risposta fu sintomatica, mi avrebbe dovuto fare pensare. Mi risposero, un palazzo è già da sé, la giustizia non lo sappiamo, il palazzo è là dietro. La giustizia dov'è? Sì, non lo sappiamo. Questa è ed è la verità. Io sinceramente fino a quando i processi per quanto riguarda i magistrati di Palermo si svolgeranno a Caltanissetta, purtroppo è così, perché è una prassi, cioè i processi sui magistrati di Palermo sono a Caltanissetta, quelli di Caltanissetta a Catania, quelli di Catania a Messina e quindi la legge è questa, almeno non so se siano leggi o regolamenti o che cos'altro, ripeto sono ingegnere, non sono né avvocato né magistrato né giornalista e io non ho assolutamente fiducia che si possa arrivare alla verità e d'altra parte se a 26 anni di distanza ancora. Cioè, se ci sono voluti 26 anni per arrivare a un barlume di verità, è soltanto perché la Corte ha completamente capovolto quello che era la linea processuale dei PM, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. Se è stato possibile che in ben due processi ci sono stati dei depistaggi, ma non è soltanto questo, non soltanto ci sono stati dei depistaggi e come dice quella sentenza sono stati dei depistaggi di Stato, cioè sono stati funzionari dello Stato, poliziotti all'ordine della Barbera che hanno costretto Vincenzo Scarantino a dichiarare il falso e quindi ad allontanare il corso della giustizia. Ma se quella che era evidentemente, anche i mafiosi dicevano, ma noi mai,
nei confronti, i mafiosi, i veri mafiosi, dicevano mai, noi mai avremmo potuto affidare a un balordo come quello, un frequentatore di transessuali. La mafia ritiene anche lei di avere una sua morale, quindi magari ammazza le donne, i bambini, ammazza gli uomini, però poi se i transessuali non si possono frequentare, se un mafioso tradisce la moglie, no, la può tradire, però non si deve sapere che il mafioso tradisce la moglie, allora secondo quelle regole, però hanno detto a un frequentatore del transessuale, a un balordo com'era, effettivamente gli hanno dovuto insegnare a parlare l'italiano per farlo testimoniare al processo, perché non era in grado di esprimersi in un corretto italiano. Gli facevano le lezioni di italiano a San Benedetto, dove gli facevano poi imparare a memoria i verbali che avrebbe dovuto poi recitare di fronte ai magistrati. Ma ripeto, non solo ci sono stati dei depistaggi, ma il problema è che sono stati dei depistaggi di Stato, e il problema è soprattutto che dei magistrati abbiano avallato quello che era evidentemente un depistaggio. Lo dicevamo tutti, non sicuramente la stampa, la stampa dove si scrive che la trattativa è presunta, dove non sicuramente quella stampa, però noi lo dicevamo da sempre che quello era, l'abbiamo detto immediatamente che quello era un falso pentito, lo dicevano gli altri mafiosi nelle testimonianze. Ma allora io mi chiedo, ripeto, io sono ingegnere, ragiono secondo la logica, se questi magistrati hanno avallato il falso in ben due processi, io mi chiedo perché oggi si processano soltanto quei poliziotti, che poi non erano sicuramente loro l'iniziativa, erano agli ordini di qualcuno, e non soltanto di quella barbera che adesso è morto e non si può più processare, ma un depistaggio del genere arriva sicuramente da ben più in alto. E allora mi chiedo perché non vengono processati anche questi magistrati che hanno avallato il falso, che hanno avallato quel depistaggio. Io mi aspetterei, purtroppo adesso muoiono uno dopo l'altro, adesso poco tempo fa è morto Pietro Giammanco che aveva nel cassetto l'ordine di sgombero delle macchine in Via D'Amelio, un posto dove mio fratello si recava almeno due volte alla settimana per andare a trovare nostra madre. Era Pietro Giammanco, il capo di Paolo, che avrebbe dovuto assicurare la sicurezza del suo sottoposto. Pietro Giammanco era il capo di Paolo, ma Pietro Giammanco non gli disse neanche, quando ci fu un'informativa dei servizi che disse che a Palermo era arrivato un carico di tritolo destinato ad uccidere Paolo, e non disse neanche questo a Paolo, tanto che Paolo, che l'ha presa questa notizia dal ministro Scotti, se ben ricordo, all'aeroporto, poi andò a protestare con Giammanco e diede un pugno sul tavolo di Giammanco così forte che si ferì la mano. Però Giammanco ritenne di non dover mettere, voi pensate, se quella strada non fosse stata ingombra di macchine così come era, non sarebbe stato così semplice mettere una 126, una macchina davanti al portone di Via D'Amelio, fino a quando al mattino dal telefono della casa di mia madre, che era stato intercettato dai mafiosi o da chi per loro, non sentirono Paolo che diceva: mamma, preparati che oggi alle 5 ti vengo a prendere. E allora poterono prendere la macchina, toglierla e mettere al suo posto un'altra che durante la notte era stata riempita di esplosivo, non di tritolo. No, il tritolo lo si trova in tutte le cave della Sicilia, i mafiosi lo trovano in tutte le cave della Sicilia, ma quel Semtex, che è un esplosivo militare e che è stato adoperato in tutte le stragi di Stato, in tutte le stragi che sono avvenute nel nostro paese, c'è sempre questa firma. Abbiamo in questo libro identificato due
legami che legano, due fili rossi che legano tutte le stragi che sono avvenute in questa nostra Repubblica delle stragi, come ben si può chiamare, l'uso del Semtex e la rivendicazione da parte di una fantomatica organizzazione, la Falange Armata, che si ritrova puntualmente in tutte le rivendicazioni di quelle stragi che una dopo l'altra hanno costellato la vita del nostro paese. Ecco, in questo libro abbiamo cercato di trovare appunto un punto, qualche cosa di comune tra questi che non sono stragi isolati e differenti dall'uno all'altro, ma fanno parte di un disegno ben preciso che è non tanto per la destabilizzazione del nostro paese, ma per la stabilizzazione del nostro paese. Sono stragi che sono avvenute ogni volta che nel nostro paese succedeva qualche cosa per cui si doveva passare da un equilibrio politico all'altro. Ogni volta puntualmente c'è stata una strage che ha unito in qualche maniera queste cose. Sono stragi come dei puntini su una tavola. Ecco, in questo libro noi abbiamo cercato di unire l'uno all'altro questi puntini, separati l'uno dall'altro, per cercare di fare venire fuori un disegno, che è quel disegno eversivo che lega, come dice il sottotitolo, il patto di sangue tra Stato, mafia, P2 ed eversione nera, che in una maniera o nell'altra si ritrovano sempre all'interno di queste stragi. Stragi di cui purtroppo raramente, molto raramente, si è potuti arrivare ad una sentenza. A 26 anni di distanza siamo ancora qui a cercare verità e giustizia. Ripeto, in parte ho visto un pallone di giustizia. Io, sai che cosa mi sono augurato? Io mi sono augurato, quando ci sono state quelle sentenze, la sentenza di Caltanissetta e la sentenza di Palermo, mi sono augurato di morire più presto che posso, come ha fatto mia sorella. Almeno me ne andrò con un barlume di giustizia, diversamente da tanti altri parenti di familiari di vittime di mafia che se ne sono dovuto andare senza avere neanche giustizia. Almeno vedrò un pallone di giustizia e poi non correrò il rischio che in un prossimo processo, queste, come purtroppo spesso è successo, queste sentenze possano essere ribaltate e si possa tornare indietro. Non mi sono augurato, ma non lo faccio, anche perché adesso Rita non c'è più e devo combattere anche per lei. Vi ringrazio di aver fatto vedere questo video, anche perché in quel video ho rivisto i pochi momenti in cui ho potuto in questi anni rivedere mia sorella. Da quando hanno ucciso mio fratello, io e Rita abbiamo girato incessantemente l'Italia e mai insieme, ognuno in punti diversi. Quindi raramente succedeva che ci potessimo trovare insieme nello stesso posto. Forse soltanto il 19 luglio a Palermo, da quando almeno noi, andando in quella via con questa agenda rossa, con questa terribile arma, un'agenda rossa sollevata in alto, vedete, sembra un semplice libro, eppure fa così paura che da quando noi siamo in Via D'Amelio, siamo dal 2007 in Via D'Amelio con questa agenda, io decisi di andare per 10 anni. Non ero andato più a Palermo, non ero andato più in Via D'Amelio. Poi andai un anno e vidi Schifani che il 19 luglio si presentava in Via D'Amelio a mettere una corona mortuaria davanti a quell'olivo che era un simbolo non di morte ma di pace e di speranza, e che mia madre ha voluto fare piantare proprio nella buca che era stata scavata da quell'esplosione. Ecco, davanti a quel simbolo di pace e di speranza venivano questi avvoltoi a mettere delle corone mortuarie. A me sembravano degli avvoltoi che venissero sul luogo della strage ad assicurarsi che Paolo fosse veramente morto, che Paolo fosse veramente finito. Paolo non è morto, Paolo non è morto, Paolo è nel cuore di tanti di noi e a tanti di noi ha dato quella forza che neanche sapevamo di avere. E allora ogni anno siamo in Via D'Amelio con questa agenda rossa e pensate,
Fino a quell'anno, ogni anno venivano dei rappresentanti delle istituzioni, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, della Camera, venivano in fila a portare i loro simboli mortuari. Da quando siamo qui lì con questa agenda rossa dal 2007, non più un solo rappresentante delle istituzioni viene in Via D'Amelio. Vanno il 23 maggio, quando c'è qualcuno che li accetta, e accetta ministri, accetta sottosegretari, accetta questi falsi omaggi delle istituzioni, e vanno quel giorno in Via D'Amelio. Il 19 luglio non viene più nessuno. Hanno paura di questa agenda rossa. Chissà che cosa ricorda loro questa agenda rossa sollevata in alto per aver fatto sì che non più un rappresentante dell'istituzione venga in Via D'Amelio. Ecco, ci saremo, continueremo a esserci. E quando io non avrò più forza di alzare questa agenda rossa, di gridare resistenza con tutta la mia voce, ci saranno tanti giovani che oggi ci seguono ad alzare questa agenda rossa a chiedere verità e giustizia. Quindi non credano che adesso, morta mia sorella, non credano questi traditori dello Stato, perché sono traditori dello Stato quelli che hanno accettato di sacrificare la vita di Paolo Borsellino per poter andare avanti una scellerata trattativa. Non credano di poter dormire sonni tranquilli fino a quando ci sarà un solo Borsellino sulla faccia di questa terra. Dovranno aspettare che un giorno la giustizia batta alle loro porte, e allora saranno nudi davanti alla giustizia, saranno nudi e dovranno rendere conto dei loro delitti. Non importa che sia partita, ci saranno tanti altri giovani che continueranno a chiedere verità e che continueranno a chiedere giustizia. Scusa, lasciamoti un attimo riposare dopo questo lungo intervento. Se ci sono delle domande, non degli interventi, qualche domanda che avete? So che è difficile perché, insomma, dopo... Bene. Al dottor Ayala, è mai stato chiesto come mai si trovasse lì, in quel luogo, a quell'ora? E perché? Allora, una delle cose che dice la sentenza di Caltanissetta, ripeto, nella quale tutto quello che era l'impianto processuale dei PM è stato completamente ribaltato. Quella sentenza ribalta proprio quello che era l'impianto processuale dei PM. Dice che le indagini sulla sparizione dell'agenda rossa non sono state condotte in maniera sufficientemente accurata, tant'è vero che le carte processuali, quello che è emerso nel corso del dibattimento, sono state rimandate all'ufficio del pubblico ministero perché si indaghi più a fondo sulla sparizione dell'agenda rossa. E questo nessun giornale l'ha scritto. Quando avevano identificato quella che sembrava essere l'agenda rossa, tutti i giornali vennero fuori, finalmente trovata l'agenda rossa, venuta fuori una fotografia che mostrava una macchina, diciamo, di quelle che c'era in Via D'Amelio con una cosa rossa sotto, e dicevano che era l'agenda rossa, che quindi era inutile cercare l'agenda rossa, non era stata presa da nessuno ma era sparita, era venuto uno scoop, non so, credo che l'Espresso l'avesse fatto. Poi, esaminando la fotografia, è venuto fuori che era un pezzo di parasole, di quelle che si mette sul parabrezza della macchina quando c'è il sole, come ci può essere il 19 luglio a Palermo. E diciamo, quindi la sentenza dice che bisogna indagare più accuratamente su quelle che sono i movimenti attorno alla macchina e tutto il resto. Ma vedi, la cosa terribile è questa, che non c'è proprio la voglia di avere, sto parlando di Caltanissetta, verità e giustizia. Per mio, a mio avviso, Ayala
avrebbe dovuto essere incriminato per le sue difformi testimonianze che ha dato ben 6 o 7 versioni differenti di quello che lui ha fatto in Via D'Amelio, di come è arrivato, quando è arrivato, di quello che ha fatto, se poi se n'è andato, se ha telefonato, dà proprio versione completamente differente. Tanto che lui, che è stato un pubblico ministero, anche se non era un pubblico ministero, lui dice di far parte del pool, perché queste cose sono veramente vergognose. Lui continua a sostenere di aver fatto parte del pool di Palermo. Non è assolutamente vero. E a quei tempi la procedura penale era diversa da quella che di adesso. Oggi il PM, per esempio Nino Di Matteo, fa le indagini e poi sostiene l'accusa al processo. A quei tempi la figura di chi sosteneva, c'era l'ufficio inquirente e poi il PM. Il PM era quello che in dibattimento sosteneva l'accusa, ma su quelle che erano le indagini che erano state condotte dall'ufficio inquirente, dai PM, che erano Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Di Lello e Guarnotta. Quello era il pool di Palermo, più Caponnetto che ne era il capo. Invece lui sostiene, continua a sostenere di essere aver fatto del pool di Palermo. Ecco, io ad Ayala ho fatto delle domande. Io non, ripeto, sono un ingegnere, io mi piace ragionare secondo la logica, e vedendo 7 dichiarazioni diverse eccetera, immagino che è qualcosa che non va, anche perché se davanti a lui, quando era pubblico ministero, si fosse presentato un testimone e avesse dato 7 versioni differenti della stessa cosa, di un posto dove lui era e soprattutto a breve distanza, adesso sono passati 26 anni, ma allora ne erano passati pochi, lui l'avrebbe immediatamente incriminato per reticenza o per falsa testimonianza. E poi invece lui da PM è lui stesso a dare delle versioni così differenti. Io, a fronte di questo, gli ho fatto delle domande per iscritto, lui non ha mai risposto. E quando allora era una ragazzina, Giulia Sarti, faceva parte dell'agenda rossa, quella Giulia Sarti che oggi è presidente della commissione giustizia alla Camera, allora era una ragazza e militava nel mio movimento. All'uscita di un teatro dove a pagamento Ayala vendeva i ricordi di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, di cui sostiene di essere stato il migliore amico. Peccato che il suo l'autista di Falcone, Giuseppe Costanza, mi ha raccontato delle cose diverse. Peccato che qualcuno mi ha detto che è vero, erano amici, per carità, sia con Paolo che con Giovanni, ma perché Giovanni si divertiva a sentire le storie di donne che gli andava a raccontare Ayala alla sera. Però mi risulta che negli ultimi tempi, quando Ayala andava nell'ufficio di Falcone, Falcone spegneva immediatamente il video e chiudeva il fascicolo che c'aveva davanti. Quindi evidentemente c'era qualcosa che non andava. Comunque, quando Giulia Sarti, all'uscita di un teatro in cui, ripeto, a pagamento Ayala raccontava i suoi ricordi di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, Giulia Sarti gli chiese perché non risponde alle domande di Salvatore Borsellino. Ayala rispose: chi Salvatore? Ma quello ha dei problemi mentali. Perché quando Giulia Sarti gli disse: ma sta parlando del fratello di Paolo Borsellino, lui rispose testualmente: io non ho esperienze di fratelli perché sono figlio unico, però anche Abel aveva un fratello. Cioè, mi ha dato del Caino. Io ovviamente, a fronte di questa affermazione, l'ho querelato penalmente, perché a me non interessano i risarcimenti, ma interessa la giustizia. E in primo grado, nonostante nessuno l'ha pubblicato, nessuno l'ha scritto, in primo grado era stato condannato Ayala,
In secondo grado, ha tanti amici nella magistratura, Ayala, ha trovato un... Io rispetto la sentenza, tant'è vero che non è neanche poi interposto ancora, non sono andato al grado successivo di giudizio. In secondo grado è stato assolto perché il giudice ha praticamente messo sullo stesso piano quello che avevo detto io con quello che aveva detto lui, come se io l'avessi offeso. Io gli avevo fatto semplicemente delle domande. Le domande sono state messe sullo stesso piano di qualcuno che mi ha dato Caino. Caino, suo fratello, l'aveva ammazzato. Io non è che dico cerco di farlo vivere, mio fratello non ha bisogno di me, mio fratello, per continuare a vivere, però sicuramente non credo di poter essere chiamato Caino, cioè poter avere l'appellativo di quello che è ricordato come simbolo di chi uccide un proprio familiare. Quindi per questo io ho rispettato la sentenza, non ho interposto appello, non appello, eravamo già in appello, non sono andato in Cassazione, però mi aspetto dal prossimo processo, che ci dovrà essere, ci deve essere, sulla sparizione dell'agenda rossa, perché non si può aver assolto Arcangioli per non aver commesso il fatto, quando esiste una fotografia che mostra Arcangioli che si allontana dalla macchina con la borsa di Paolo in mano. Però vi dico di più, cioè non si può, non dico che non si può assolvere, si può assolvere, però si deve far arrivare almeno alla fase dibattimentale di un processo. Non c'è stato mai, per la sparizione dell'agenda rossa, non c'è mai arrivato alla fase dibattimentale. Ci sono stati dei processi però che si sono conclusi sempre in fase di udienza preliminare. Io ho dovuto imparare certe cose che non conoscevo, cioè col GUP, con un giudice unico, il giudice per l'udienza preliminare, che ha assolto Arcangioli senza, diciamo però, che quel dibattimento fosse portato in pubblico, davanti all'opinione pubblica, senza che ci fosse stato il procedimento per arrivare a chi abbia preso quell'agenda. Ma vi dico di più, al processo di Caltanissetta, nel giorno in cui c'è stata la ringa finale del mio avvocato, di Fabio Rebici, noi abbiamo presentato un video che abbiamo preparato noi, un ragazzo del mio movimento, si chiama Angelo Caravaglia. Allora, ha fatto questo con l'aiuto di tutti, ma è stato lui l'artefice principale. Ha fatto questo, ha preso tutti i video che sono stati girati in Via D'Amelio quel giorno dai diversi operatori, e ce ne sono tanti. Alcuni, purtroppo, qualcuno non siamo riusciti a farcelo dare, stiamo aspettando che ci dia. Nel dia 1, il più importante secondo noi, dalla RAI, però ancora non siamo riusciti ad averlo. Abbiamo messo insieme tutti i fotogrammi, e siccome non c'era l'ora in cui venivano fatti, allora ogni anno, il 19 luglio, siamo andati a misurare l'ombra del sole sui palazzi, in maniera da che, vedendo i fotogrammi, li abbiamo potuto ordinare nella loro, diciamo, sequenza effettiva, e siamo così riusciti a individuare una persona, un colonnello, in questo momento non ricordo il nome, credo che si chiama Borghini, il quale non è stato mai sentito, e il quale invece più volte invece parla con Arcangioli. Non solo, e quella persona, questo colonnello, ha posteggiato la sua macchina di servizio proprio in Via D'Amelio, dove Via D'Amelio si immette nella viale della, si chiama viale dell'autonomia siciliana, l'aveva posteggiata proprio lì, che è esattamente la direzione in cui si vede andare il capitano Arcangioli quando, con la borsa in mano, si allontana dalla macchina di Paolo e si dirige verso lì. Poi non c'è nessuna sequenza che lo mostra. Però abbiamo identificato quest'altra persona, ne abbiamo identificato un'altra che si muove intorno alla macchina di Paolo, e abbiamo chiesto alla Corte, e la Corte ce l'ha ammesso, di proiettare questo video in aula, in quello che era una delle ultime udienze del processo di Caltanissetta. Ebbene, sapete,
il PM, l'unico PM che era presente in aula quel giorno, era nel momento in cui è cominciata l'udienza, era, si chiama Luciani, oggi è PM a Roma, era seduto al suo posto, e l'udienza non può cominciare se non c'è anche un rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero. Era seduto al suo posto, immediatamente appena ha preso la parola il mio avvocato Fabio Repici, che poi ha parlato per l'intera giornata, si è alzato, è andato via e non è più tornato per tutta la giornata, quindi disorientandosi completamente di visionare un qualche cosa che avrebbe dovuto essere loro, l'ufficio del pubblico ministero a fare. Non dobbiamo essere noi familiari delle vittime, noi del movimento della gente rossa, noi che chiediamo giustizia, a fare queste cose. Dovrebbe essere l'ufficio del pubblico ministero. Noi abbiamo faticato non so quanto ad avere queste ispezioni di video, ancora oggi ne abbiamo chiesto uno alla teca della RAI, non l'abbiamo ottenuto. Il pubblico ministero l'avrebbe ottenuto immediatamente e avrebbe, con mezzi ben diversi dai nostri, che sono un video e un qualche PC a mettere insieme e quindi a trarre fuori da questo spezzone di video degli elementi utili. Ecco, quel video lo abbiamo proiettato a Palermo il 19 luglio, lo abbiamo proiettato ancora una volta alla Camera quando abbiamo presentato questo libro alla Camera, lo tireremo ancora fuori, stiamo cercando di perfezionarlo, lo tireremo sicuramente fuori in quello che speriamo sarà il processo. Ayala sì, l'ha spiegato come era inviata me, l'ha spiegato perché era lui, li abitava a 300 metri, abitava, era la residenza Marbella, che è a 300 metri da Via D'Amelio, cioè qui c'è Via D'Amelio, poi c'è la ferrovia in mezzo e al di là della ferrovia c'è il residenza Marbella, però anche lì dando delle cose diverse, ha detto prima che c'era anche sua moglie, poi sua moglie non c'era, poi quelli della sua scorta hanno detto cose differenti da quello che diceva lui. Ripeto, ci sono delle incongruenze in queste testimonianze che sono, e io ripeto, non ho insistito nella mia querela, tanto se la giustizia, purtroppo io rispetto la giustizia, però se la giustizia è questa, allora dobbiamo veramente stare attenti nel nostro paese. Però mi aspetto di vedere un processo vero in cui si indaghi sulla sparizione dell'agenda rossa, e io mi aspetto che esisterà un giudice a Berlino, diceva qualcosa. E i giudici a Berlino li ho trovati, sono stati quelli di Palermo e quelli di Caltanissetta, dove nonostante l'impianto processuale del PM, la Corte quel video l'ha visto e ne ha tratto le conseguenze. Sì, volevo, ti do del tu perché sei un ragazzo. Quando sono stato a quell'ulivo con la mia famiglia, ho voluto vedere quel famoso edificio, castello o come cosa diavolo è, che pare appartenesse, e per vedere se davvero se da quell'edificio si vedeva il luogo della strage. In effetti è così. E questa è una domanda che ti volevo fare, cioè che ruolo può aver avuto questa situazione nel tutta la vicenda, ma poi forse quella più importante, quando muoiono queste persone, tutti, molti si riempiono la bocca, li chiamano servitori dello Stato, eccetera. Qui però mi sembra che di Stati ce ne sono almeno due. C'è uno Stato fatto da certi personaggi che tu hai descritto benissimo, e poi c'è uno Stato di persone che lotta per fare in modo che questo Stato sia davvero dalla parte dei cittadini.